Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. È stato inaugurato questa mattina il primo dei tre ponti previsti sul fiume Saline. È stato denominato Ponte Sant'Angelo, collega la lungo fiume Saline in località Villa Carmine di Montesilvano con la provinciale 2 Lungofino nel comune di Città Sant'Angelo. L'importante infrastruttura contribuirà allo snellimento del traffico veicolare della zona. La soddisfazione del Presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco, intervistato dalla redazione di Vestina News. Presidente Di Marco, è innegabile che questa di oggi è una giornata importante e una gioia grandissima per come lei ha affrontato questa voluta riuscita di questo ponte. Beh, per me è una soddisfazione quasi irripetibile perché quando ci siamo insediati era difficile immaginare il mettere in cantiere quest'opera, perché era stata appaltata dal mio predecessore, ancora prima era stata finanziata dal presidente De Dominicis e ancora prima era stata voluta dal presidente D'Alfonso, presidente della provincia. Mi sono trovato di fronte a questa necessità, diciamo, anche amministrativa contabile della provincia e ci siamo detti pronti a sforare il patto di stabilità nel 2015 che ha consentito nei fatti poi l'avvio di queste opere così come altre. È un successo riuscito anche grazie alla sintonia con le amministrazioni comunali di Città Sant'Angelo e Montesilvano, grazie anche all'impegno di quei consiglieri provinciali che non hanno fatto mai mancare il sostegno per questo ed altri risultati. Oggi ci troviamo di fronte a un ponte il cui nome è stato dato dalle scuole di Città Sant'Angelo con a capo lo Spaventa, con la preside Danila, alla quale abbiamo affidato il compito di individuare il nome. Il ponte appunto è chiamato Ponte Sant'Angelo ed è un ponte che consentirà nei fatti di arrivare prima a casa la sera e di arrivare anche puntuali la mattina al lavoro. Quindi stiamo accorciando con questa apertura i tempi di percorrenza da casa verso i luoghi in cui si vorrà andare, ma creeremo anche le condizioni di miglioramento della qualità della vita, perché significa anche evitare il congestionamento attuale che ha fatto soffrire non poco quest'area e tutta l'area metropolitana che essa stessa rappresenta. Ma poi questo è anche un importante, diciamo, luogo di incrocio con l'altra provincia, quella di Teramo, e così anche il Presidente più volte mi ha chiesto a che punto eravamo su questa apertura. Oggi che la rendiamo possibile significa anche avvantaggiare altre comunità di fuori provincia. Cambiamo pagina. Di fronte al carcere San Donato di Pescara, la lista Amnistia, Giustizia e Libertà e il Partito Radicale hanno tenuto una conferenza stampa stamani sul tema delle morti in cella. Nel carcere di Pescara, 10 giorni fa, un detenuto si era tolto la vita. Il servizio di Paolo Renzetti. Massimo, un ragazzo di 40 anni, di Pescara, cresciuto in un quartiere a rischio, caduto da giovanissimo in una tossicodipendenza, che si va a sommare a patologie importanti perché soffriva di epilessia, aveva un'epatite B e C e una forte depressione. Una carriera criminale che porta poi a un cumulo di 3 anni da scontare, con divieto di richieste di misure alternative per un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Ancona, divieto che scadeva ad agosto 2018, quindi fra 2 mesi avrebbe potuto chiedere misure alternative. Questo stato depressivo, da quando è cominciato a scontare questo cumulo, è andato via via aumentando. La lontananza dai figli per via di un provvedimento del Tribunale dei Minori, la separazione, tutta una serie di questioni anche familiari, sommate alla patologia di cui soffriva, ha portato a un primo tentativo suicidiario a febbraio 2017 con modalità molto simili a queste, e che ha portato, salvato in quel caso dai compagni di cella con una settimana di coma, dopodiché all'esito del quale sono stati fatti tutti i tentativi davanti ai magistrati, ai tribunali di sorveglianza e quant'altro per ottenere la sospensione della pena per motivi di salute o quantomeno un trasferimento in una struttura idonea per le patologie di Massimo. E ci è stato risposto dal tribunale di sorveglianza che il carcere era idoneo a trattare sanitariamente Massimo. I tentativi sono aumentati, gesti autolesionistici, tagli, ci è stato detto che aveva ingerito delle lamette, quindi ricoveri in ospedale piuttosto frequenti, fino a quando il 17 maggio viene ritrovato alle 7:30 di mattina dal personale della polizia penitenziaria, morto,
con un laccio al collo legato alle sbarre della finestra, vestito di tutto punto. Coloro che hanno partecipato agli stati generali dell'esecuzione penale si sono resi conto che c'erano delle falle importanti, per esempio con la chiusura degli OPG. E noi ci troviamo sempre di più un'alta percentuale di persone malate dal punto di vista psichiatrico che non dovrebbero stare in carcere e che invece ci sono. Per una persona tossicodipendente la cura non può essere certamente il carcere, quindi bisogna prevedere altro tipo di struttura di cura e riabilitative, di aiuto per tornare a reinserirsi nella società. Le ASL sono completamente latitanti. Sono latitanti perché a loro è passata, insieme a tutti i fondi, la competenza che prima era del Ministero della Giustizia. Solo che accade che per le carceri il personale è di bassissima qualità, problema anche a volte di medicine, non ci sono le medicine, il problema per esempio di poter fare delle analisi, delle TAC, delle operazioni. Quindi le ASL sono latitanti perché sanno, ecco, sottolineo da questo punto di vista la funzione del Partito Radicale, perché sanno che non c'è nessuno che si occupa di carcere, di queste persone che in base alla nostra Costituzione, non è un caso che sia la nostra Costituzione a dire è punita, è l'unica parte in cui si parla di pena, ogni violenza fisica o morale commessa nei confronti di persone private della libertà. L'hanno scritto i nostri padri costituenti che hanno conquistato democrazia per il nostro paese, ma sembra che di questi diritti fondamentali in Italia si possa fare a meno. Non è possibile accettare una tale situazione. Ed ora ci spostiamo all'Aquila, uffici territoriali della ricostruzione in stato di agitazione, a comunicarlo le RSU. Sono una sessantina i lavoratori interessati che chiedono l'eliminazione di disparità rispetto ai dipendenti di altre amministrazioni. Daniela Rosone. UTR in stato di agitazione. Le RSU degli uffici territoriali per la ricostruzione e le rappresentanze sindacali Funzione Pubblica CGL e UIL Funzione Pubblica hanno proclamato lo stato di agitazione sindacale al fine di evitare il mantenimento dello status quo e di ottenere, dopo ripetuti appelli, una soluzione definitiva alle problematiche dei lavoratori, eliminando di fatto le disparità rispetto ai dipendenti impiegati presso altre amministrazioni. A dare la notizia sono state le stesse RSU degli uffici territoriali per la ricostruzione, i famosi UTR, che sono dislocati, come è noto, nei comuni del cratere, gestiti e coordinati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, l'USRC. La decisione è stata presa al termine di un incontro tra RSU, sindacati e lavoratori, nel corso del quale sono state trattate tutte le problematiche contrattuali dei dipendenti degli uffici territoriali per la ricostruzione, anche in considerazione dell'imminente soppressione e riorganizzazione degli uffici, che di fatto non può essere attuata senza una revisione dei termini contrattuali che regolamentano i rapporti di lavoro. Sono una sessantina i lavoratori impiegati da UTR. Vicenda Santa Croce, resta forte la tensione tra l'imprenditore Camillo Colella e gli ex dipendenti che da quasi un anno e mezzo attendono ancora il pagamento delle proprie spettanze. Vediamo. Udienza davanti al giudice del lavoro ad Avezzano per la vicenda Santa Croce. 75 ex dipendenti dell'azienda di Canistro, finiti in mobilità nel 2016 e licenziati nel febbraio del 2017, attendono ancora che vengano liquidati TFR, ferie non godute e mensilità arretrate per un importo di circa 35.000 euro a persona. A distanza di quasi un anno e mezzo, l'imprenditore Camillo Colella non ha ancora provveduto e il contenzioso tra ex lavoratori e la Santa Croce va avanti. A sostenere i dipendenti ieri c'era anche il comune di Canistro. Lui deve capire che queste sono persone che prima che venisse lui erano lavoratori della Santa Croce
lui si sono state trasferite tutte le competenze e tutte le ricchezze della Santa Croce che ha sfruttato per 10 anni, lui adesso deve pagare i lavoratori, è ora di finirla, è un anno e mezzo che questi ragazzi sono stati licenziati e lui trova tutte le scuse perché conosce le leggi, si inserisce, si insinua dentro le leggi con i suoi avvocati e sta lì sempre per cercare di rinviare, ma arriverà il momento, come è successo questi giorni, che l'INPS una serie di competenze l'ha pagate fortunatamente ai lavoratori che stavano in grossa difficoltà, arriverà anche per lui questo momento. Dal canto suo Colella sposta poi l'attenzione sulle difficoltà di ripristinare regolarmente l'attività d'impresa in via continua, cosa che avverrebbe se l'azienda fosse in grado di utilizzare per l'imbottigliamento acqua della sorgente Sponga. Il punto più importante è che noi stiamo lavorando con i legali e ci stiamo difendendo su tutti i fronti è quello di ripartire con l'acqua Sponga, che quest'acqua Sponga, che attualmente attraverso una nostra tubazione che fa parte della società privata, va al fiume perché non la possiamo utilizzare perché la concessione è scaduta, però è scaduta come quella della San Benedetto del Marchio Guizza a Popoli. Anche lì è scaduta il 2015 e sono scadute pure le proroghe, però non capisco, la Regione lì gli ha permesso in continuità con autorizzazioni scadute di continuare a operare con la concessione scaduta, noi abbiamo fatto istanza di riprendere a lavorare con la Sponga per ricreare lavoro, occupazione, servire i nostri clienti per avere più acqua perché abbiamo necessità di più acqua, però questo non ce lo permette. L'amministrazione comunale di Pescara ha presentato questa mattina il calendario unico degli eventi di turismo, cultura e sport per la stagione estiva. Vediamo. Un bel calendario che mantiene robustite le grandi storiche manifestazioni culturali di questa città e al contempo innova moltissimo l'offerta aumentando tanti tipi di culture, di linguaggi culturali, di musica, di spettacolo per andare incontro alle tante e diverse passioni culturali di questa città. Un calendario che tiene conto e dà possibilità di esprimersi ai tanti talenti di questa città e contemporaneamente ospita in città tanti nomi italiani e internazionali per alimentare la cultura di questa città con tante belle idee e iniziative. Avremo tantissime manifestazioni a partire dalle notti bianche che raddoppiano, l'anno scorso ne erano 2, quest'anno ne saranno 5, 3 dedicate allo shopping, poi ci sarà la notte bianca dell'Adriatico il 14 agosto, la notte di Ferragosto che punta appunto a portare tantissime persone anche il 15 agosto nella nostra città e poi l'animazione in tutti i quartieri, il programma di eventi a Pescara Vecchia, la valorizzazione turistica delle festività religiose con la prima che partirà ai Colli con Alessio Bernabei e Gemelli Diversi, poi avremo James Enese e Napoli Centrale per la festa di San Cetteo e un grande concerto anche per la festa di Sant'Andrea, insomma avremo tantissimi eventi per un'estate che si annuncia davvero importante nella nostra città per superare i numeri dello scorso anno. Già sono partiti i primi eventi sportivi della città, adesso abbiamo un mese di giugno, luglio e settembre ricco di eventi, avremo i campionati italiani di atletica leggera, gli assoluti italiani la seconda settimana di settembre, fra qualche giorno avremo Ironman il 10 di giugno, l'8-10 di giugno la città sarà tutta impegnata per questo grande evento, avremo tornei di beach volley, tornei di basket, insomma diciamo che a Pescara c'è un grande fermento dal punto di vista sportivo e questi sono i mesi dove naturalmente questo diventa molto più importante. E ora ci trasferiamo a Lanciano, maggioranza e minoranza al Consiglio Comunale approvano una mozione congiunta sulla sicurezza in città. Sarà aperto un tavolo istituzionale per il confronto, tra l'altro sull'armamento della Polizia Municipale. Vediamo. Una mozione approvata da maggioranza e minoranza, un solo voto contrario espresso da Piero Cotellessa, obiettore di coscienza. Il Consiglio Comunale di Lanciano decide di istituire il tavolo permanente sulla sicurezza in città. Un tema importante che le varie espressioni dell'assise civica hanno convenuto di affrontare insieme in maniera istituzionale. Armare o non la Polizia Municipale? Questo è il quesito che più di tutti tiene banco nella discussione, anche alla luce della recente richiesta avanzata dalle rappresentanze sindacali
sindacali della PM. Per l'opposizione Tonia Paolucci, Libertà in Azione. Questa iniziativa è stata necessaria tenendo conto un po' di tutte le situazioni che la nostra città sta vivendo e quindi abbiamo ritenuto opportuno portare all'attenzione del Consiglio Comunale la discussione su una tematica così importante quale la sicurezza urbana, anche alla luce di quanto richiesto dagli stessi agenti della Polizia Municipale a gennaio al Sindaco circa la possibilità di armare la stessa Polizia Municipale, tengo a precisare armamento che serve per la difesa degli stessi agenti che sul nostro territorio si trovano ad operare in un contesto sociale completamente diverso. Soddisfatto il sindaco Mario Pupillo, che ricorda l'impegno con i due progetti sulla videosorveglianza installata nei punti strategici della città e la sostituzione del vecchio sistema di illuminazione. E noi abbiamo la necessità di riscrivere il regolamento della Polizia Municipale, però dobbiamo fissare prima di scrivere il regolamento le finalità, i compiti che vogliamo attribuire alla Polizia Municipale, e in questo lo faremo insieme alla minoranza, insieme agli stessi rappresentanti della PM. Inoltre un'altra cosa importante che vorremmo fare è quella di potenziare ovviamente la Polizia Municipale. Quest'anno 2 nuove unità e l'anno prossimo altre 2, in un bilancio così sofferente e risicato, sono dei segnali importanti. E a Pescara è arrivata la firma sull'accordo inquilini proprietari per i contratti di locazione concordata con i rappresentanti delle associazioni delle categorie interessate. Vediamo. Dopo oltre 10 anni siamo riusciti a rinnovare questo contratto tra le associazioni sindacali, quello degli inquilini e quello dei proprietari, che hanno trovato la giusta misura, il giusto accordo, all'unanimità per la prima volta, e mi dicono anche che è l'unico caso in Italia, mi confermano, che all'unanimità siamo riusciti a completare quest'opera così significativa per le agenzie immobiliari, per i professionisti che devono preparare appunto gli atti di sottoscrizione dei nuovi fitti. Vi è anche una riduzione, grazie anche all'intervento del nuovo contratto nazionale che noi l'abbiamo recepito, del 10% sulla cedola secca, quindi io credo che ci possiamo sentire soddisfatti e abbiamo portato a casa un altro risultato importante per il territorio, per la città di Pescara. Come amministrazione comunale siete sempre al lavoro per le aree disagiate, soprattutto per i tanti residenti di edilizia popolare a Pescara. Il valore poi delle periferie e degli insediamenti popolari deve essere davvero un valore, da disvalore deve diventare valore, quindi anch'io con le mie deleghe, tra l'altro sono assessore alla politica della casa, noi ci stiamo battendo proprio perché si possa arrivare anche a degli interventi di riqualificazione degli immobili di proprietà dell'ATER. Quelli nostri del comune di Pescara sono in parte, se non la totalità, tenute nella massima considerazione. Ecco, tutto questo serve per dare anche una continuità ed un'omogeneità di trattamento in tutta la città. Da ieri e fino al 31 maggio Pescara e Montesilvano raccolgono il testimone ricevuto dalla Sicilia ospitando la tappa abruzzese di Futura RoboCup Junior, l'evento lanciato dal MIUR a Bologna lo scorso gennaio per portare sui territori il piano nazionale scuola digitale. Vediamo. RoboCup Junior 2018, il Paladin Martin ospita questo importante appuntamento, 3 giorni dedicati alla robotica. Sì, è una manifestazione internazionale la RoboCup Junior Championship, è il primo torneo in Italia che vede ospiti 86 team provenienti da 14 paesi europei, team di studenti under 14 e under 19 che si sfidano nelle gare di robotica, nelle diverse specialità, dalla rescue line alla rescue maids, al soccer, alla on stage, l'ultima specialità è ecospace. Gli studenti che cosa fanno?
si cimentano nella programmazione di robot che devono seguire, devono muoversi in pista e quindi mettono in campo delle competenze sia tecniche, disciplinari, che vanno dalla programmazione informatica alle STEM, senza escludere le competenze trasversali e relazionali fondamentali per le nuove professioni. Inoltre rifletteremo in questi giorni su una nuova frontiera, la frontiera innovativa dell'intelligenza artificiale, tra sfide e opportunità. Sarà un dibattito su questioni etiche, su responsabilità civili. Quanti sono i ragazzi che partecipano a questo evento? Abbiamo visto tanti studenti, anche stranieri. Sì, sono circa 500 delegazioni, 500 studenti provenienti dai vari paesi europei, e non solo, anche dalla Turchia. Abbiamo team che provengono dalla Russia, dal Portogallo, insomma abbiamo ospiti, tanta gioventù internazionale ed europea. L'Aquila si candida ad ospitare i mondiali master di atletica nel 2022 in lizza con altre due città europee. Per la regione si tratta di una scommessa e l'assessore Paolucci assicura fondi. Vediamo. L'Aquila si candida ad ospitare i mondiali master di atletica leggera nel 2022 dal 16 al 31 luglio. Il consigliere regionale Pierpaolo Petrucci ha raccolto l'invito lanciato dall'ex atleta a capo del comitato promotore Gianni Lolli, che ha messo in moto tutta la macchina organizzativa, e in regione, alla presenza tra gli altri dell'assessore allo sport Silvio Paolucci, si è riconfermato l'impegno anche economico a supportare la candidatura. Io cerco di trasmettere tutto l'entusiasmo perché ho capito fino in fondo le opportunità che possono nascere da questo evento, un evento che vedrà l'Aquila. Se a settembre saremo scelti e ci sono tutti i presupposti, come luogo che può ospitare questa manifestazione, sarà un momento indimenticabile per tutto il territorio e per la regione Abruzzo. Pensate soltanto che l'Aquila, insieme alla città di Tampere, è candidata della Finlandia per essere scelta per i mondiali 2022 del Master di Atletica. Con la commissione che è arrivata già da due giorni, abbiamo visionato gli impianti, continueremo a vedere alcune cose, abbiamo discusso su tutte le possibilità, sono rimasti entusiasti di due o tre ambienti eccezionali che ci sono e che mi hanno addirittura detto: magari avessimo questo a Malaga, per esempio. Allora Malaga sarà un punto importante. L'impegno però, vorrei ancora un impegno ancora più profuso da parte del Comune, che è un po' nicchia ma ha sempre i problemi economici, ma sono sicuro che grazie a Pierpaolo questo impegno e questa interazione fra le parti sarà sicuramente eccezionale. L'Aquila, in caso di scelta, ospiterebbe circa 9.000 atleti, ai quali si aggiungerebbero membri dello staff, accompagnatori, le famiglie, con tutti i benefici economici che questa grande manifestazione potrà riportare al territorio intero. In città in questi giorni anche i membri della Commissione internazionale presenti in conferenza stampa hanno visitato gli impianti sportivi cittadini per valutare la congruità. A settembre si deciderà. L'Aquila in lizza con Göteborg in Svezia e con Tampere in Finlandia. L'assessore Paolucci ha parlato anche di impegno economico, 30.000 euro per sostenere la candidatura, altri 300-400.000 euro nei prossimi anni in caso di scelta. E siamo così entrati nella pagina dello sport. Fase interlocutoria in casa Pescara in attesa di dare vita al progetto tecnico per il prossimo anno e, salvo colpi di scena, ripartire dall'asse Pillon-Repetto. Il difensore Ugo Campagnaro, in scadenza di contratto, conferma ai nostri microfoni che ha ancora voglia di giocare e sarebbe contento di restare in riva all'Adriatico. Ascoltiamolo. Ugo Campagnaro, è finita questa stagione, è arrivata la salvezza nel finale e ci è voluto anche il tuo contributo per arrivare a questo importante traguardo. Pillon, quando sei stato pronto, ti ha subito chiamato in causa. Sì, non sono stato pronto quasi mai perché per i problemi fisici, però quando è arrivato il mister mi ha detto che mi ha fatto gestire bene, diciamo, così potevo dare il mio contributo alla fine, come dicevi prima. Mi è toccato entrare gli ultimi 20 minuti, magari un momento complicato, però almeno dare una mano per la salvezza, mi sono sentito anche meglio. Ugo Campagnaro vuole continuare a giocare? Se vengo gestito bene, come è successo alla fine, io mentalmente ho molta voglia di continuare. A Pescara? A Pescara sì, perché mi trovo bene qua. Poi bisogna vedere come continuano le cose qua nel Pescara, però l'idea mia è che se mi posso gestire, diciamo, fare
almeno la metà delle partite o almeno essere sempre disponibile, per me andrebbe benissimo. Hai avuto sempre la stima della società, soprattutto del presidente Sebastiani, che ti aveva anche proposto un futuro da dirigente in questa società, o comunque di restare a dare una mano al Pescara, questo è importante. Sì, è importantissimo per me, però ancora per fare dirigente non sono pronto, mi sento ancora di poter fare il giocatore e vediamo, dovrò parlare con lui e dopo dipende le idee che avranno, quello che ci comporteremo di conseguenza. Se dovesse restare Pillon, questo sarebbe per te un valore aggiunto, perché ha avuto un buon rapporto col tecnico? Sì, sì, il rapporto è buono e poi ho visto che lavora bene anche con tutta la squadra e questo è importantissimo, soprattutto per un giocatore che ormai ho quasi 38 anni e penso che il lavoro dell'allenatore è far rendere al massimo ogni singolo giocatore e fare tutti gli allenamenti uguali a tutti quanti magari può penalizzare qualcuno. Bisogna far dare il massimo a tutti e lui penso che sia uno di mentalità aperta per riuscire a farlo. Quindi la possibilità, come quest'anno anche per la prossima stagione, è quella anche di firmare un contratto a gettone. Accetteresti questo tipo di contratto? Ma anche il presidente sa che non è un fatto dei soldi, io me la sento ancora di dare una mano, per in quel senso non ci sono problemi. E scendiamo in Serie C. Ieri pomeriggio incontro tra il presidente del Teramo Luciano Campitelli e il tecnico siciliano Giacomo Modica, che adesso guadagna posizioni su Zichella, il quale attende ancora di essere convocato, ma all'orizzonte potrebbe spuntare anche un terzo nome, Jacopo Forcella. Giacomo Modica scala posizioni nella virtuale classifica per il prossimo allenatore del Teramo. Il tecnico siciliano ieri pomeriggio infatti ha incontrato a Roma il presidente Campitelli, accompagnato nell'occasione dal direttore generale Emilio Capaldi e dal direttore sportivo Sandro Federico. Una chiacchierata informale per capire se ci siano i margini per lavorare insieme nella prossima stagione. Modica ha ancora in ballo la questione irrisolta col Messina, che lo vorrebbe confermare anche nell'annata che verrà. Ma con la firma che tarda ad arrivare, il Teramo è stato lesto nell'inserirsi rimescolando le carte della trattativa. Nel frattempo però c'è Zichella, che ancora attende di essere convocato per discutere dell'eventuale prolungamento dell'accordo in scadenza 30 giugno. Di sicuro l'ex vice di Asta deve ancora sedersi a tavolino con la dirigenza e conta che quella sia l'occasione propizia per ribaltare un fronte che adesso lo vede sfavorito. È evidente che l'incontro di ieri pomeriggio però cambia le gerarchie nella scelta del tecnico, con Modica in ascesa e Zichella, le cui quotazioni sono un po' in ribasso. Ma non è detta l'ultima parola, anche perché la sensazione è che il Teramo non deciderà neppure in questa settimana, preferendo lasciarsi qualche altro giorno per valutare i pro e i contro delle due piste. In realtà la sensazione è che a ore potrebbe esserci anche un ulteriore profilo da mettere nella lista dei papabili. Questo perché né la conferma di Zichella né l'eventuale arrivo di Modica per ora sembrano scaldare particolarmente il patrone biancorosso, che attende gli eventi, consapevole tuttavia che il tempo stringe e il prossimo tecnico va individuato, convinto, messo sotto contratto, presentato prima possibile, per poi dare la possibilità a Sandro Federico di iniziare a muoversi sul mercato per l'allestimento di una rosa che soddisfi i desiderata del prescelto. Per questo ci sarà ancora da aspettare, ma ora dovrebbe esserci un ulteriore aggiornamento della situazione biancorossa, con una lista che, se per il momento vede i soli nomi di Modica e Zichella, presto potrebbe arricchirsi di altri aspiranti a raccogliere il Teramo per provare a rilanciarlo nella prossima stagione. Il Tribunale di Lanciano rifiuta la proposta di concordato preventivo alla Virtus Lanciano. Vediamo. Virtus Lanciano che si avvia verso il tristissimo fallimento. Il Tribunale Collegiale di Lanciano ha infatti respinto la concessione del concordato preventivo chiesto dalla società rossonera, che per 4 anni ha militato in Serie B. Famiglia Maio al timone, Claudio Di Meno di Bucchiani co-amministratore delegato, prima della clamorosa decisione di non iscrivere il club al campionato di Serie C dopo la retrocessione. Era il mese di giugno 2016. Il concordato preventivo non è stato approvato dalla maggioranza dei creditori e in particolare dall'Agenzia delle Entrate. La Virtus ha debiti per circa 11 milioni di euro e il concordato proposto prevedeva il pagamento di 2 milioni e 479 mila euro, poco meno del 30% del monte debiti. Solo all'erario la società è creditrice di 6 milioni e 129 mila euro, poi 1 milione e 400 mila euro verso gli enti previdenziali, lunghissimo l'elenco dei fornitori
fornitori non pagati, vale a dire ristoranti, alberghi, studi di fisioterapia, dipendenti e quant'altro. Una pagina tristissima del calcio lancianese. E chiudiamo con il calcio a 5, si disputerà questa sera al Palasind di Bassano, gara 2 della finale scudetto di futsal tra Luparense e Acque Sapone. La squadra abruzzese ha perso 5-3 il primo atto lunedì scorso, la partita di questa sera diventa così fondamentale per lo scudetto. Tornare in Abruzzo sotto per 2-0 renderebbe proibitiva la rincorsa al primo tricolore per la squadra del patron Barbarossa, che mai, da quando c'è Tino Perez in panchina, aveva incassato 5 gol in una partita e che due sere fa ha pagato a livello psicologico il 2-2 subito alla fine di un primo tempo giocato benissimo. Fischio d'inizio alle ore 20:45. Lunedì prossimo la serie tornerà in Abruzzo per gara 3. Bene, è tutto per questa seconda edizione del TG6, la prossima, la terza, alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.